In teoria la squadra di Dalmassone è ancora in corsa per le Final Eight. Se dovesse vincere oggi, crederci sarebbe lecito. Bellegar però non trova il canestro. Transizione, Fernandez fede davanti a tutti e Harry che non scende neanche e inchioda due mani. Fernandez sfidato al tiro, raccoglie volentieri, bomba! Allora il pallone va dalla parte opposta, Gisling una mano per la tripla di Bosti che come detto è tutto fuorché timido. Ora zona per la Reggiana, battuta facilmente da Fernandez che regala i due punti a Delia. Poi attacca dal palleggio, gran finta, due volte per far saltare da Ross, lo scarico per la bomba di Gisling e stavolta time out, lo chiama Dalmasson. Errori dalla lunga distanza senza trovare mai il canestro. A proposito di triple, torna di attualità Thomas Gisling, recupero di Doyle che strappa il pallone dalle mani di Baldi Rossi, va dietro la schiena e poi si appoggia al tabellone, sbaglia ma Hobson corregge al volo. Lunga la tripla, ci può riprovare ma Gisling e questa è per il fondo della retina. Delia non riesce a controllare il pallone. Allora il contropiede di Trieste si spegne sul nascere. Elegar a due mani sull'assist di Taylor. Altra stoppata di Grajulis. Fernandez in contropiede. Sceglie Harry. Eccolo qui, l'assist numero 8. Andare sul blocco di Delia. Chiudere il pick and roll. Fernandez ritrova il connazionale sotto canestro. E gli assist sono 10. Combo più 13 Trieste. Chilometri per Taylor, se sbaglia anche questa è la fine, invece lo mette. Grajulis segna con difficoltà, la palla quasi persa. Sempre dalla lunga distanza, Taylor ci riprova, seconda tripla per lui dopo aver sbagliato le prime quattro, parità quota 51. Pensa l'alto basso, poi cambia idea, la Quintana tripla dalla punta, più 8 Allianz. Gisling lascia lì il pallone per Elegar che deve solo schiacciarlo nel canestro. La Quintana tiro in corsa completamente fuori misura, diventa un assist per Hobson, 4 e mezzo da giocare. Ancora lunga, sopra il ferro a due mani Elegar, meno 13. Taylor attacca Fernandez, lo batte, lo scarico in angolo. Candy cede il tiro a Bostic che manda a bersaglio la bomba, numero 4 della sua partita.